Adesso passerei la parola al professor Pier Giovanni Alleva. Bene, intanto vi ringrazio tutti di essere venuti qui a sentire le nostre riflessioni. Io avverto subito, curiosamente, che il mio è il discorso di un oppositore. Anzi, di un fiero oppositore, sia del Job Act originario, sia del suo satellite Job Act, lavoro autonomo. E naturalmente non posso parlare del Job Act nel suo insieme, perché non è questo il tema. Dico che sorprendentemente qui a Bologna è stato rinfocolato l'attenzione su questo punto da un gesto che io comunque approvo. Del candidato sindaco del PD, il quale ieri ha firmato per il referendum sull'articolo 18, tra l'altro, cioè sul cuore della problematica. Mi dispiace solo che non ci sia qui da noi oggi il candidato sindaco di Coalizione Sociale, il nostro collega dell'Università Federico Martelloni, che oltre a essere, io spero, il prossimo sindaco di Bologna, è uno dei più grossi specialisti di questa materia, in particolare dei problemi riguardanti la qualificazione del rapporto. I suoi scritti in materia di COCOPRO sono fondamentali e quindi ci sarebbe stato molto bene. Bene, torniamo un po' su questo problema del lavoro autonomo nel suo job business. Ora, guardate, tutti pensano, e c'è del vero, che la grande dicotomia sia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. Ma per capire bene questo discorso, e per capirlo bene da un punto di vista oltre che tecnico-giuridico, da un punto di vista politico, non meno importante è una distinzione all'interno del lavoro autonomo tra il contratto d'opera manuale o intellettuale e le collaborazioni coordinate e continuative. È tutto lavoro autonomo? Sì, ma c'è una grande differenza. E la differenza si è sviluppata poi lungo decenni, fino a diventare poi, oggi, una differenza molto pregnante. Dove sta? In che cosa consiste? Nell'uno e nell'altro caso la prestazione, in linea di principio, dovrebbe essere organizzata, realizzata, pensata, ideata dal soggetto, dal lavoratore autonomo, ma la prestazione nel caso del contratto d'opera sta a sé, cioè è l'oggetto di un contratto che riguarda appunto quella prestazione, laddove nella collaborazione coordinata e continuativa si tratta di prestazioni che si dispongono in esecuzione di un unico accordo, cioè è un contratto di durata. Questa cosa è fondamentale, non ce la dobbiamo dimenticare mai. Vedremo che se non ce la fossimo dimenticata, avremmo letto in un altro modo un'importantissima sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza 75 del 1964 sull'articolo 36 della Costituzione, che è passata come una sentenza reazionaria. Il 36 non si applica al lavoro autonomo, leggetela, perché dice esattamente il contrario: si applica al lavoro autonomo quando questo ha la caratteristica della collaborazione coordinata e continuativa. In diritto civile è facile questa spiegazione, è chiaro che lo posso avere tra tanti contratti uguali che si seguono, ma ognuno dei quali però è una nuova manifestazione di economia privata, oppure avere un contratto unico che regge tante prestazioni. Bene, perché questa cosa è diventata importante? Ma è diventata in un primo momento in maniera un po' ridicola, in un sistema, un'idea un po' borbonica, ma molto realistica. E cioè che il lavoratore non evade, quello subordinato, e quello autonomo evade. Tanti anni fa c'erano piccole diverse,
per il reddito da lavoro dipendente o autonomo. Visto che questo è vale, lasciamoli fare di più. Eh sì, ma se questo che è lavoratore autonomo è un lavoratore autonomo coordinato e continuativo che fa sempre quello e con uno che lo paga, che evade, va bene, allora questo lo parifichiamo al lavoro subordinato, al lavoratore subordinato. In questa maniera viene alla superficie del diritto questa figura del rapporto di lavoro coordinato e continuativo, del lavoratore coordinato. Il quale vive o vivacchia nel nostro ordinamento. Quello di cose interessanti. Per esempio, la legge sull'IVA ci dice che non c'è partita IVA per il lavoro coordinato e continuativo. E perché non c'è? Ce lo dice la direttiva europea. Perché non è un lavoro effettivamente indipendente. Vedremo quanto è importante questa cosa. Per il diritto del lavoro, fin quando si è ritenuto che le collaborazioni coordinate e continuative fossero tipiche delle lavorazioni artistiche o di alta qualificazione intellettuale, problemi non ce n'erano molti. Il problema è arrivato con la finanziaria del 2000, quando si è detto la collaborazione ordinaria e continuativa è possibile per qualsivoglia attività. Festa. Allora qua non si parlava più né contributi, né tredicesimi, né differenze, né festa, più niente. Anche perché qual è la differenza tra la prestazione collaborativa, tra le prestazioni di una collaborazione ordinaria e continuativa e del lavoro subordinato? La risposta è che questa differenza è una nuance, una sfumatura, e voi pensate che sulla base della sfumatura non si costruiscono grandi sistemi giuridici, perché il lavoratore subordinato è quello che è soggetto al potere disciplinare e direttivo del datore di lavoro. Disciplinare lasciamolo perdere, perché quando c'è uno non fa niente di male non sapremo mai se c'è sto potere. Il direttivo è una questione di nuance, di sfumature, di più, di meno. Lettera direzione, e dove sta effettivamente lettera direzione? Di fatto pacchia tutte le collaborazioni coordinate e continuative, non si paga più un contributo, non si paga più un tredicesimo, non si paga più le fece. Le collaborazioni inondano il mercato del lavoro, lo ricordava prima Michele. Nel 2003 ci si mette un fermo. Il fermo fu un merito, non usare questa parola, di Marco Biagi, anche di persone, sia pure per una strada un po' strana, con l'invenzione del Coco Pro. Il Coco Pro, che cos'è stato veramente dal punto di vista politico-giuridico? È stato il tappo al Coco Pro. Questo è stato. Quando diciamo il Coco Pro non è possibile, questa forma imperialista del mercato del lavoro, del rapporto del lavoro, non è possibile se non c'è quella cosa strana che è il progetto, l'opus perfectum, penso che fosse nella testa di Marco, eccetera, e praticamente ne abbiamo fatti fuori 9 su 10, forse 99 su 100 di Coco Pro. E io posso dire, lo ricordo questi discorsi, sostenevo, come ho sempre sostenuto, che bisognava rivedere la nozione di retribuzione del 1994 per affrontare il problema dell'evasione massiccia attraverso il Coco Pro. Mentre lui disse, vabbè, lui ha fatto tante chiacchiere, ne faccio una cosa precisa, il Coco Pro si trasforma, il rapporto di lavoro subordinato, salvo alcuni casi per certi amici, per esempio le associazioni sportive e altri, a parte questo, perché gli amici non sapevano di essere cari. Per il resto si trasforma il rapporto di lavoro subordinato. E lo stop ha funzionato. Ha funzionato dicendo anche che il Coco Pro in effetti era uno strumento
piuttosto pericoloso, una trappola per topi, cioè chi lo usava stava con le dita molto spesso nel meccanismo, nella molla. Però c'era un'evoluzione, c'è anche stata un'evoluzione importante. Il lavoro autonomo, ora visto sotto specie di corpo, si avvicinava al lavoro subordinato, soprattutto dal punto di vista dei compensi. La lettura, che è sbagliata, ma comunque affermata dai dizionari della norma del codice civile, in base alla quale, 1933, quando c'è un accordo, sono gli accordi sul contratto d'opera, quello economico è quello che vale, il giudice interviene solo se non c'è un accordo. Questo vecchio principio, che non è, se è una lettura sbagliata, però è la lettura dominante, viene superato, e viene superato in breccia dall'articolo 1, comma 23 della legge 92 del 2012, che fa riferimento anche per il corpo proprio, anche per il lavoro autonomo, sempre il lavoro autonomo, ai minimi salariali di contrattazione collettiva. Quindi, tra le tante piaghe d'Egitto, tra i tanti tipi di precariato, di contratti precari, di contratti frodatori, di contratti che tendono a togliere diritti ai lavoratori e a negarli, il profilo del rapporto parasubordinato, arrivati al 2012, era reso praticamente innocuo, perché lo puoi fare solo come cucubro e se è a rischio tuo, e se lo fai come cucubro, in ogni caso alla fine paghi lo stesso di quello che pagheresti per un rapporto di lavoro subordinato. Cosa fa Jobat? Toglie il tappo, semplicissimo. E come spesso avviene nel Jobat, le cose passano per essere, sembrano il contrario di quelle che sono. L'articolo 2 del 71 ci dice che se in un contratto di collaborazione orale continuativa è organizzato dal datore di lavoro, particolarmente fisso, anche con riguardo agli orari e ai luoghi, allora è considerato equiparato al rapporto di lavoro subordinato. Così costruito di lavoro di provincia c'ha un'indicazione precisa. Lei faccia poco, ma mi raccomando, non dica che c'è un orario fisso e soprattutto non dica che c'è un posto. Fatto questo, siamo tranquilli. È tornato il Co.co.co. del 2001, dei tempi belli, nei quali si può più o meno fare tutto in realtà. Tanto che ci facciamo anche un Jobat. Perché fare un Jobat di lavoro autonomo se, come si è detto, il Jobat 1 avesse eliminato i rapporti precari parasubordinati? Non ci sarebbe stato più bisogno. La verità vera è che li ha rimessi alla grande, li ha rimessi in una vera e propria carica, e quindi vengono in qualche modo regolati. Se voi vedete questo progetto di legge, vi accorgete che esso ha una reale congruenza anche logica solo quando il rapporto è continuativo, cioè quando ci troviamo di fronte a un co.co.co., non quando ci troviamo di fronte a un contratto di opera materiale o manuale o intellettuale. Si dice, se è un contratto che dura più di 6 mesi, possiamo avere anche un contratto a oggetto unico, ma che abbia una sua durata. Non è questo che mi interessa. Quello che interessa è rimettere il co.co.co., dare 4 tutele di tipo semi-previdenziale o previdenziale, insomma, di secondaria importanza, e farne di nuovo un concorrente spietato del rapporto di lavoro subordinato. Un co.co.co. vero del lavoro autonomo, un Jobat vero, dovrebbe avere una norma. E qui
ci siamo al punto, che invece non c'è la norma sull'equo compenso. Ce l'avevano messa, l'hanno tolta perché si è detto ma dobbiamo rispettare l'autonomia privata, come hanno detto i giudici sempre a proposito del contratto d'opera. Non possiamo arrivare alla determinazione o rideterminazione giudiziaria, tipo articolo 36, del compenso stabilito tra le parti. Gli diamo quattro stupidaggini di garanzie pari a previdenziali, 150 giorni, c'è una malattia, oppure un mezzo, ma sul punto essenziale, a tutt'oggi, al lavoratore puoi dirgli: non ti assumo con contratti normali, neanche col contratto a tutele crescenti, troppo lusso pure quello, facciamo invece un bel cococò a prezzi che quelli non posso. Ecco che fanno. Allora io su questo voglio tornare indietro. E visto che siete colleghi avvocati, vi voglio far riflettere su una cosa. Vi voglio far riflettere sulla sentenza della Corte Costituzionale 75-1964, vecchia sentenza ragazzi, ma che panel, se leggete chi c'era allora, ma erano dei giganti tutti quanti. Cosa volete? Noi siamo stati peggiori dei nostri maestri, questo è sicuro. I nostri maestri a loro volta sono stati peggiori di loro, non voglio parlare dei miei allievi. E quelli là erano maestri veri. Allora, nel 1964, guardate un po' che ci stava in corte, voglio sapere. La corte affrontò il problema lavoro autonomo e articolo 36. Visto che il lavoro, dice la Costituzione, è tutelato in tutti i lavori. In particolare, quello che andò a sorvegliare fu un notaio, il quale disse: ma io ho le mie parcelle qua. Qui c'è una legge che dice che per la formazione della piccola proprietà contadina la parcella del rogito sono ridotte a metà. Norma, come dire, col diretti un po' in favore di quella parte lì. E questo è il contrario all'articolo 36 Costituzione, dice il notario, perché il mio lavoro è ridotto, è svalorizzato per la metà. Dice la Corte: no, perché qui non si tratta del contratto d'opera intellettuale o manuale. L'articolo 36 guarda una situazione diversa, guarda la condizione esistenziale del lavoratore. Dunque, un lavoratore autonomo potrebbe invocare l'articolo 36, ma solo dimostrando qual è la sua condizione esistenziale di lavoratore autonomo, quindi chiaramente di lavoratore dopo. Traduzione volgare: la Cassazione Costituzionale ha detto che l'articolo 36 non si applica al lavoro autonomo, e la Cassazione l'ha ripetuto fino ad oggi, è stato ripetuto fino a tempi recenti. Il legislatore si era pentito, però l'abbiamo visto, si era pentito anche con riguardo al socio di cooperativa, però effettivamente non sapeva se fosse lavoro autonomo o no. Allora, dove siamo messi adesso? Siamo messi che abbiamo di nuovo il cococò praticamente libero, naturalmente, ragazzi, non con l'orario e non con il posto fisso, insomma, un po' di... E certo, ha ragione Michele, cococò forse dal punto di vista monetario non è più comodo come una volta, perché il 29% dei contributi che tu pensi sul cococò tu non intendi.
più passare il vedibile 10%. Però attenzione, c'è qualcosa che fu inventato molto, predicato nel momento del declino del scopo proprio, e cioè il lavoro autonomo, virgolette, a partire da IVA, chiuso virgolette. Ma dice, scusa, ma hai detto prima che la legge sull'IVA vietava e vieta l'utilizzo della partita IVA a chi ha poco poco. Non è previsto. Sì, ma un'altra legge, tipo 50 del TUR, viceversa la mente, con un'apparente contraddizione. E cioè che chi ha titolare la partita IVA perché esercita arte e professione può utilizzare la partita IVA anche a proposito di Foucault, purché appartengono a quella professione e a quell'arte. Cioè, se io faccio l'architetto, posso, anche se ho un rapporto co-co-co, posso ugualmente utilizzare la partita IVA, il che significa, alla fine, che il famoso 29% non viene fuori, perché lì non ci sta il fondo speciale, ci sta la cassa miserabile al 4%, qualcosa non va in questo discorso, lo capiamo, c'è qualcosa che non va. Quello che non va è chiaro, non può essere l'unica cosa. Se uno ha, è un libero professionista, vero, e ha un rapporto con tra le altre cose, lo può avere. Ma se, come accade, abbiamo dei veri cococò che hanno soltanto quello, come la Corte Costituzionale ci insegnava, ma per la professione che fanno hanno una partita IVA, ecco che noi qui abbiamo un utilizzo, secondo me, contraddittorio e anomalo. Come funzionano le centinaia di case di cura, non tanto in Emilia, quanto ad esempio nel Lazio? Funzionano tutte nello stesso modo. Cioè i medici e il personale, soprattutto i medici, che fanno la fattura mese per mese, sempre uguale, 4.600 euro, più 4% alla fine di EMBAS. Tutte rimane così, rimane. È un cococò, ma sì, un cococò, però non fa niente perché è uno di quei cococò in quell'interpretazione che può avere anche la fattura. Questa gente quindi sono qui i medici, vanno solo per dire gli ingegneri, sono per dire gli architetti, i quali poi alla fine della loro vita lavorativa si ritrovano 700 euro al mese di pensione, perché così che va la questione. E c'è qualcuno che ha risparmiato quantomeno il 25% di contribuzione e via. Abbiamo sforato e te lo chiudo per dire, una riflessione ce la faccio in 2 minuti. Probabilmente l'errore sta proprio lì, nell'aver risuscitato il corpo. Il governo l'ha risuscitato, però non è che gli altri se la siano presa tanto. In effetti, nella Carta dei diritti universali del lavoro proposta dalla CGIL per Arvinduzzo, cioè contrattare nel Job Act, il corpo c'è. Anche lì, poi magari c'è il vincolo di stabilità, importantissimo, c'è l'equo compenso, importantissimo. Ho parlato, guardate che c'è anche una legge che l'equo compenso per un corpo dei giornalisti e quello sui giornalisti, se qualcuno fa giornalisti, la parte si riesce magari ad arrivare in fondo. E l'errore è lì, l'errore è mantenere la tripartizione lavoro subordinato. Corpo, contratto d'opera, cioè l'autore autonomo vero. Non c'è nessun bisogno di avere questa ripartizione. Finché avremo questa ripartizione saranno sempre possibili. Allora il problema dove sta? Sta nel concetto del lavoro subordinato. Noi abbiamo questa stravecchia concezione della eterodirezione come fondamento del lavoro subordinato, che appartiene ai tempi di Charlot, delle catene
efficacia. Sappiamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza famosa di Mendoni, ci ha dato un'interpretazione ben più pregnante, quella cosiddetta della doppia abilità, e cioè che è il lavoro subordinato quello in cui sia il progetto lavorativo sia il risultato utile appartengono immediatamente al datore di lavoro. Qualche poi ci sia una direzione più o meno stringente, non conta più niente nei tempi di alta scolarità come sono questi. Ci sono peraltro poi dei vincoli gerarchici. E allora, ridiamo al lavoro autonomo, quello vero, organizzato, quello che ha un oggetto, un servizio preciso o la sua autonomia fino in fondo. Per il resto, cerchiamo di capire una cosa, che l'eterodirezione e la gerarchia interna hanno un profilo del tutto secondario. Io li chiamerei effetti naturali e non essenziali del contratto. Come nel contratto di agenzia, l'esclusiva di territorio è un effetto naturale, non è un effetto essenziale, che quindi è rimovibile per accordo delle parti anche tacito. Qualche cosa del genere, non ho ben capito quanto è imparentato, questo progetto lo prevede quando parla del lavoro cosiddetto agile, che è il lavoro subordinato, però un lavoro subordinato al quale, proprio perché si svolge fuori un orario, chiaramente fuori del posto di lavoro, chiaramente non si possono applicare regole di eterodirezione troppo rigide. E comunque lo si ammette come lavoro subordinato. Beh, diciamo, un'intuizione vera c'è, e cioè che non è l'eterodirezione che fa la subordinazione. Questo è il concetto. Diciamo che qui però quella che è messa in dubbio è l'applicazione dei contratti collettivi, mette in maniera un po' se è lavoro subordinato non si vede perché i collettivi devono essere applicati soltanto per omogeneità e non direttamente. Quali possono essere questi? Non lo so, io ne vedo uno solo rispecchiato, che è quello dei propagandisti farmaceutici, no? I quali per l'appunto vanno fuori, eccetera, eccetera. Chi è che ha chiesto questo accordo? La Federpharma? La Pfizer? Non lo so. Ormai sono un po' abituato a chiedermi, quando vedo una legge, che cosa c'è dietro. Grazie. Grazie al professor Giovanni Alleva.